mister, chiudiamo con i tre punti che aspettavamo da un po' di tempo, che meritavamo da un po' di tempo soprattutto. È arrivata una partita un po' strana, un po' a due facce, abbiamo visto un brutto Brescia, posso dirlo, nel primo tempo, invece c'è stata una grande reazione nella ripresa. Sì, abbiamo fatto male, il primo tempo non riuscivamo ad accorciare, loro hanno fatto comunque bene, c'è anche da far merito a un Trento che ha fatto un primo tempo di grande corsa e ci ha messo in difficoltà, sono andati in vantaggio meritatamente, potevano fare il secondo, siamo state brave a rimanere in gara, poi abbiamo cambiato qualcosina tra fine primo tempo e l'inizio del secondo, ci siamo messi con un sistema diverso e siamo scesi in campo proprio con un approccio diverso, perché abbiamo capito che era giusto chiudere bene con una vittoria e abbiamo provato a giocare una gara, al secondo tempo abbiamo fatto 1-1, 2-1, abbiamo sbagliato tante volte 3-1 e diciamo abbiamo legittimato un po' la vittoria, la chiusura del campionato e siamo contenti di questa vittoria anche perché era la mia ultima partita con la maglia del Brescia e ci tenevo a chiudere con una vittoria e per regalare comunque un'ultima gioia ai tifosi, alle ragazze e a questa società. È stato un percorso particolare quello di quest'anno, un campionato chiuso all'ottavo posto, magari in qualche partita si poteva aspirare, si poteva fare qualcosina meglio, c'è da dire che questo è un campionato di Serie B che si sta professionalizzando sempre di più, sta diventando sempre più difficile, sarà sempre più difficile e quindi nel computo generale vanno anche considerati magari diversi infortuni che abbiamo avuto, due sicuramente gravissimi, quelli di Luana Merli e quello di Fracaros, che tra l'altro è rientrata oggi, che comunque ci hanno privato di due giocatrici sicuramente molto importanti, Luana per i gol, Caterina per il supporto sia in attacco che in difesa. Sì, Caterina abbiamo vista oggi quando è entrata la tranquillità che riesce a dare la squadra con la sua qualità. E Luana lo sappiamo, è il nostro attaccante di riferimento. Però devo dire anche le altre sono state brave, abbiamo fatto un campionato dove sì, forse potevamo fare qualcosa in più, sicuramente potevamo andare vicino, secondo me il quarto, quinto posto, quello è oggi la nostra reale classifica, perché comunque giochi contro squadre professioniste che sono più attrezzate. No, questo è un campionato molto ibrido, no? Tra dilettante e professioniste. Voglio fare i complimenti alle squadre dilettante che hanno affrontato, come Napoli e Cittadella, che hanno affrontato squadre professioniste come Lazio, Verona e Ternana facendo benissimo, quindi è come dici adesso, è un campionato molto complicato e voglio fare i complimenti a tutti gli allenatori di questo campionato che hanno partecipato a questo campionato, perché gli allenatori vengono sempre visti così, mentre invece quest'anno penso che tocca fargli i complimenti dal primo, che Pistolesi, che è andato via presto, all'ultimo che è arrivato, che ha tenuto una salvezza con la Torres, quindi hanno dimostrato tutti grandissima competenza questi allenatori e vanno ringraziati tutti per la qualità che hanno regalato a questo campionato. Elisa, parto da un dato. Tu sei l'unica giocatrice di questa squadra ad aver giocato tutti i minuti della stagione, quindi oggi hai scaricato il contachilometri, altri 90 minuti e più, compresi i recuperi, quindi sei la Highlander del Brescia di questa stagione. Basta, questa stagione è finita. No, allora, sono contenta di aver potuto dare il mio contributo. Ovviamente l'ho potuto fare perché stavo bene anche a livello fisico, se no ovviamente non sarebbe andata così. E anche perché il mister mi ha sempre, diciamo, ha sempre creduto in me, così come le mie compagne, quindi sono contenta di questo dato. Contenta per la tua stagione, hai sicuramente giocato ad ottimi livelli, hai anche dato il tuo contributo in fase realizzativa, hai segnato un paio di gol in questa stagione. Ti chiedo un giudizio, al di là della partita di oggi, sicuramente meglio il secondo rispetto al primo tempo, ti chiedo un giudizio generale sulla stagione. No, io credo che la stagione sia andata discretamente. Ovviamente, arrivando dall'anno scorso, uno pensa magari che avremmo potuto fare un pochino meglio, però credo che a livello di risultati e soprattutto di prestazione, anche contro squadre più forti noi sulla carta e anche proprio come dato di fatto, abbiamo sempre messo in campo tutto quello che avevamo e ci siamo sempre
abbiamo sempre lottato e messo in difficoltà, quindi credo che sia nel complesso stata una stagione positiva. Vero, è sempre complicato trovare le parole in queste circostanze, chiusura di stagione, l'ultima partita, ci si saluta, un po' di lacrime, un po' di abbracci. Ma sì, sicuramente chiudiamo una stagione che tutto sommato anche è stata una bella stagione, nel senso che si poteva fare meglio in alcune circostanze, però siamo cresciute partita dopo partita e basta. È stato, senza andare a parlare della partita di oggi, insomma, è una partita che abbiamo meritato di vincere, soprattutto per come abbiamo giocato nel secondo tempo. Sì, abbiamo avuto una risposta, nel senso che nel secondo tempo poi siamo andate con un altro piglio e difatti siamo alzate, siamo andate a pressarle e difatti poi è arrivato subito il gol, quindi siamo contenti di comunque concludere una stagione con i tre punti. È stato bello il cerchio finale, nel quale insomma qualcuna di voi ha voluto condividere un po' quello che sentiva, un po' per suggellare quel gruppo che si è creato quest'anno, sicuramente molto, molto coeso, molto, molto bello. Sì, esatto, è un momento molto, molto emozionante. Abbiamo parlato più o meno tutte e appunto ogni persona diceva un suo parere, un suo pensiero, e sono momenti belli che ti restano impressi nel cuore.